Loredana Dolce, consigliera del comune di Aglie, oggi qua per la prima fiera della sostenibilità partendo proprio dai trasporti. Una giornata andata benissimo. Sì, la giornata, allora abbiamo avuto intanto la fortuna di avere questo agosto che continua per tutto ottobre e quindi a differenza di maggio quando dovevamo fare questo evento, oggi la giornata ci ha aiutati tantissimo. Un bel afflusso di visitatori e di gente e anche tanti espositori. Direi che per questa prima edizione o edizione beta, perché volevamo capire come avrebbe risposto il Canavese a una fiera sulla sostenibilità, perché è una cosa nuova, siamo davvero soddisfatti. Una fiera che si riproporrà anche il prossimo anno, ci sarà il ritorno di questa manifestazione? Ci sarà il ritorno sicuramente la terza domenica di maggio, perché comunque la nostra fiera di Aglie è sempre stata in quella data e quindi vogliamo tornare a quella data. Devo dire che nell'edizione che avremmo dovuto fare maggio avevo anche più espositori di oggi, sebbene il paese oggi sia pieno dalla punta al fondo di stand, per cui credo che la primavera stimoli ancora di più le persone a venire a esporre. Poi c'è un po' di concomitanza di eventi oggi, quindi capisco anche che l'autunno è sempre un po' denso di appuntamenti. Marco Succio, sindaco di Aglie, qua con te oggi per la prima fiera della sostenibilità canavesana partendo proprio dai trasporti. Perché è nata questa iniziativa che già ha avuto una conferenza nel scorso mese di maggio? Allora, la fiera Mi Muovo, prima fiera canavesana della sostenibilità, nasce da un'idea. Un'idea che era quella di ridare un significato diverso, innovativo a quella che era la tradizionale fiera di primavera. Oggi siamo qui nel mese di ottobre per un semplice motivo, che a maggio, quando avrebbe dovuto svolgersi questo evento, c'è stata una giornata di maltempo, quindi l'abbiamo rimandata, ma originariamente era appunto una fiera commerciale di primavera che si è tenuta da Aglie per tanti decenni e che quest'anno abbiamo voluto ringiovanire un po' e dargli un significato che fosse di interesse collettivo e per tematizzarla al meglio. Quindi, a seguito di un incontro in comune con i nostri consiglieri, abbiamo deciso di tematizzarla in questo senso, proprio perché riteniamo che la sostenibilità, oltre a essere un tema estremamente importante, è un tema innovativo ed è un tema che va comunque a interessare a molta gente. Infatti ne testimonia il fatto che con l'inizio dell'organizzazione dell'evento, appunto la primavera scorsa, abbiamo avuto veramente una grande manifestazione di interesse da parte di tutti gli espositori che sono stati invitati e che oggi la confermano essendo qui in molti. E anche l'interesse da parte delle persone, devo dire che è stato notevole, perché in molti si sono interessati, hanno cercato di capire anche il perché e le motivazioni di questo evento, e oggi stanno anche partecipando, quindi speriamo e pensiamo che possa essere una buona strada da intraprendere e chiaramente, se sarà confermato anche al termine di questa giornata, da riproporre nei prossimi anni. Sì, quindi un punto di partenza assolutamente, non un punto di arrivo. Sì, assolutamente, assolutamente così. Noi vogliamo mantenere questa declinazione della fiera anche per gli anni a venire, in modo tale da renderla riconoscibile a livello canavesano per questa peculiarità.